più da cittadino che da consigliere regionale. Ho seguito molto il dibattito che c'è stato anche in televisione in quest'ultimo mese e mezzo dopo la tragedia, e voglio portare un po' una parola di verità, perché la cosa che un po' mi disturba, guardando anche quello che sono le dichiarazioni, quello che si dice, è che noto che ci siano delle contraddizioni forti. E mi fa piacere l'intervento dei colleghi Vaccarezza e Muzio, perché mi pare che abbiano riportato la discussione sul tema principale, cioè cosa fa il Consiglio regionale della Liguria di fronte a questo decreto e al fatto che sono state dette in questo mese tante mezze verità che hanno portato al dibattito a livello nazionale a dire il governo è duro e puro, mentre invece tutti gli altri sono conniventi o comunque hanno favorito questa disgrazia. Perché poi alla fine il messaggio che si è voluto far passare è questo, no? Allora, è di stamattina la notizia che c'è un dirigente del Ministero del Trasporto e delle Infrastrutture che viene indagato, per cui non è solo colpa del Benetton o di chi in qualche maniera ha dialogato con il Benetton in questi anni, ma probabilmente anche di una colpa in vigilando di quello che si doveva fare per questo ponte, no? Abbiamo sentito in questo mese e mezzo una fortissima pressione da parte del Presidente. Io mi trovavo in un bar di periferia di Imperia e sentivo la gente che diceva, però sto Presidente, si fa sentire, difende la regione, difende la città. E contemporaneamente però nessuno faceva la considerazione che il maggior partito di governo è anche il maggior partito di maggioranza di questo Consiglio regionale. Cioè forse ci sfugge qualcosa, no? Allora, queste contraddizioni, questo rappresentare le cose in un modo tendente a far capire alla gente che chi governava prima è in pratica il responsabile politico e morale di quanto sta accadendo, adesso pian pianino si stanno dipanando. La cosa più grave per me di tutto quello che è successo in questi giorni è che a 40 passa giorni dall'evento non abbiamo ancora il nome del commissario. Guardavo la televisione, ho sentito parlare uno che ha incontrato anche gli sfollati dicendo è il commissario in pectore, ma io una cosa così, che sono dalla prima Repubblica, non l'ho mai vista. Finché uno non era nominato ufficialmente non incontrava mica la gente, non faceva mica le interviste sulle televisioni, sui giornali. Io rimango sbalordito dalla faciloneria, la superficialità, il pressapochismo con il quale vengono affrontate queste cose. Rimango esterrefatto. E la cosa più grave di tutti è che la gente ha bocca, ha mucca, come si dice in dialetto. Non so se mi sono spiegato. È la cosa più avvilente questa, che c'è qualcuno che ha bocca. È la cosa più grave. Allora bisogna riportare la discussione per amore della verità. Come ha proposto il mio capogruppo, nella quale mi riconosco completamente, c'è una grossa avvertenza a Regione Liguria, visto che il ponte interessa tutta la Regione Liguria, non solo Genova, perché quelli che dal ponente devono venire alle Marche passavano tutti da quel ponte lì. No? Allora, c'è una grossa avvertenza a Liguria nei confronti del governo, penso che così come è stato proposto da noi siamo tutti disponibili. E lì non si va a vedere il colore politico, nessuno si deve sentire in imbarazzo, perché noi prima di tutto rappresentiamo la nostra regione. Poi siamo anche iscritti a un partito, siamo anche militanti di un partito, ma prima di tutto rappresentiamo la nostra regione. E io penso che bisogna dire le cose per quello che sono. Ripeto e concludo, la cosa per quale affidarsi. Io non trago le conclusioni di una bocciatura del Presidente della Regione o del Sindaco di Genova. Non lo so, perché non conosco le dinamiche delle segrete stanze, quelle stanze che dovevano essere aperte a tutti i cittadini, quelle stanze che devono essere trasparenti. Se sono sempre le stesse le stanze, sono sempre quelle, che sono sbarrate, non chiuse, sono sbarrate. Non conosco quel dibattito lì, perché mi è stata tolta la soddisfazione di vederle trasparenti e partecipate. Però quello che leggo, quello che vedo da sempre cittadino che sta nelle periferie è questo. Allora, concludo velocemente. Io penso, interpretando anche gli interventi che sono stati fatti, se c'è questa grande evidenza, penso che siamo tutti disponibili.